Buonasera, ciao Ani, perché ho un biscotto della fortuna? Perché io sono fortunato, sono un mega super fortunatino. I am very lucky man. No, scherzi a parte perché oramai sono 12 mesi che c'ho l'affiliate con Twitch. È un anno. Ciao Marce. Io lo dico, stasera non sono molto in palla. Al momento sono tornato da 10 minuti e sto bestemmiando tutto quello che posso. Bello. Bello. Tranquilla Marce, non ti preoccupare. Don't worry, be happy. Shalalala. Spero che tu ti riesca a rilassare giusto un secondino. Ho buttato la pizza. Bonus vacanza. Ani. Il bonus vacanza penso che quest'anno si è saltato, anche perché sono finite le ferie. Dove cazzo vai, Ani? Che mo, c'hai pure degli impegni oramai. Non si può fare, non si può fare. Sciocchino, che non sei altro. Marce, scusami, hai buttato la pizza? Ma davvero? Oh. E niente. Oh, grande signor Max, grazie mille di esistere per riuscire a passare domani. Ciao Dani! Buonasera. Buonasera. Come va là, Dani? Fist reaction, shock! Ciao Shadow, buon salve, buonasera, come state? Come va là? Dani, com'è tornare alla vita vera? Perché io poi non ti ho beccato, perché poi penso che tu sia andato a dormire, spero, dopo la maratona, quindi. Ma chi ha riscattato alloggiati? Ani. Infatti non ti ho detto niente, Marcia, altrimenti me lo mangiavi vivo, Dani. Carico a pallettoni, ma hai dormito un poco almeno in questo giorno? Cioè, tu poi oggi sei andato di nuovo live. A me sarebbe venuto l'odio verso... No, scherzo. Però ero curioso di sapere com'era. 14 ore di fila. Ok, l'avevo immaginato. L'avevo proprio immaginato. Marce, fagli male. Fagli male. Verbalmente, signori di Twitch, mi raccomando. Lungi da me. Avrebbe dormito anche meno, ma mi hanno impedito di allungargli la live, Shadow, dopo 7, no, 8 giorni. Dai. C'è la prossima. Minchia, Dani, già l'hai organizzata? Quando? Domani? Domani di nuovo maratona infinita? Signori, è ufficiale, da domani Dani Lecis ricomincia la maratona infinita. Su una nuova piattaforma, però che non è Twitch. Magari. Ma mi fa piacere, dai. Onestamente pensavo che ne uscivi molto scosso. Molto scosso. Io dopo le mie maratone di 24 ore, dopo non voglio sapere niente per almeno 24 ore. Ciao Sirio, novità?
il takoyaki bar ancora, vero? Sì, sì, tranquillo, sta là, nessuno lo tocca, nessuno lo tocca. Sta sul tavolo. Sta sul tavolo, nessuno lo tocca, nessuno gli dà fastidio, ecco. Ne farei altre. Va bene, Dani. Buono a sapersi. Allora, leggiamo questa novità assoluta di Alloggio Buonasera. Tra i punti canale potrete riscattare al posto del Marsit, che l'abbiamo mandato in pensione, abbiamo il bellissimo Alloggiati. Alloggiati, puoi scoprire in quale splendido alloggio ti manderà Alloggio Buonasera. Ani, ti alloggerei sicuramente con la tipa della camera singola di stasera, a cui si è rotto il water, e nel mentre ti auguro che sia a te che a lei venghino il cagotto, e che domani Massimo l'idraulico non riesca a passare per sistemare il tutto. Questo soggiorno sicuramente di Leaco te lo faccio scontato a 400 euro a notte da pagare anticipatamente, ovviamente. Ah, sagace la signorina alloggio. Ora cerco qualcosa da mangiare. Ciao Dani, buona pappa. Sì, sì, Shadow. È una guerra persa. Posso dire che non mi verrebbe da usare questi bagni di alloggio. Ti lancio la pizza che ho buttato poco fa. Tu sei una pazza schizofrenica, Marcia. Pazza. Non si buttano le pizze, sei una brutta persona. Ci sono i bimbi in Africa che muoiono di fame. E tu che fai? Butti cibo. Faccio come i miei genitori quando io non volevo mangiare, mi facevano psicologia inversa che non funzionava, perché a me dicevano: ho fame, devo fare. Adesso non esageriamo, il mio alloggio. Mo l'ha comprato il suo alloggio. Manco avesse speso i soldi per comprarlo, per ristrutturarlo e per farci tutti i lavori dentro. No, Marcella, no, tu non lo sai, ma in realtà quell'alloggio è mio. Ottima camera, ma c'era 400 euro ben spesi. E non vuoi comprarti, Ani, e non vuoi comprarti 400 euro di sub nei tuoi canali preferiti, soprattutto dal buon caro Waynor o da Dani Legis o da Waven87? Ripensaci. La tipa è anche carina. Marce, parliamone. Allora, maledetto cavo, prima o poi me lo tiro il computer con sto cavo. Marcella, parliamone. Marcella è carina o carina? Giusto per così. Felice di avere un cesso rosso così. No, Ani. No, ma il problema è che lei ha detto che c'hai anche pure il cagotto. Quello potrebbe essere un po' complicato da gestire, effettivamente. Vai che odio i vicini di sotto, ma bevi tanto prima. A proposito di bere, mi avete fatto venire sete. Tenevo una cacchio di sete. Scusami, anima. Poi tu la faresti così allegramente dalla finestra? Senza... Metti che ti guardino? Cioè, tu già non vuoi far sentire la tua voce, figurati farti vedere mentre espleti le tue funzioni primarie e secondarie anche. Quindi... È un po' complicato.
Io me lo immagino semplicemente questa cosa. La voce no, il pipo sì, Ani ha capito tutto. Ok, devo rivalutare questi mod, oramai sono senza speranza, proprio sono diventati la briglia sciolta, non vogliono sapere più niente. Basta, la smetto. è un campo minato, Marce. È un campo minato dove i pipi meglio lasciarli dove stanno, perché potrebbero essere pericolosi, effettivamente. Sapessi cosa minerei io? La tua felicità, Marcella, eh? Non minare la tua felicità. Stai calma. Stai stando pure tu, eh? Io del carbone. E che stiamo dentro Minecraft? Insomma. Quella è scoppiata da secolo. Oh. Andate a minare diamanti piuttosto. Scusatemi, che quelli servono sempre. O quell'altro materiale che non ho mai trovato, perché non so, non ho capito manco come si... La neterite, esatto. Che si sembra essere la cosa più figa di Minecraft e io non l'ho mai avuta. Ah, ecco. Perché non sai usare le cheat. Vero? Verissimo. Non so fare niente, oramai proprio... No, non voglio fare niente, non so fare niente, sono felice così. Oh no, c'è un aggiornamento in coda, ma non è il nostro gioco, quindi ce ne sbattiamo ed andiamo avanti. Comunque sto facendo home da 20 minuti e non serve. Consigli? Sì, fai ampere, Marcella. Fai ampere, vedi che... Top. I miei colleghi dicono sempre... Ma che c'entra? Quelli non sono gli ampere. Cazzo me ne frega. Quindi vai di ampere, Marce. Probabile che servono. Servono sempre un po' di ampere. Ctrl-Alt-Canc, format, e chiudi tutto. Oppure, se vuoi essere ancora più sicura, prendi il portatile, defenestralo e vai di finestra. Esatto, disinstalla Windows. Come si disinstalla Windows? Io strapperei a morsi l'hard disk. Mi sa che è meglio defenestrare, vedi, Marcello è più da defenestramento, hai capito? Però mi raccomando, apri prima la finestra, altrimenti sfondi pure la finestra e devi chiamare pure il vetraio. Il che in questo momento io... Esatto, non puoi permettertelo, quindi... Ho le zanzariere fisse... Cioè, non si apre? Cioè, Marcella, tu non hai sedie, non hai divani, non hai... I futon c'hai là, c'hai pure le finestre inzerrate? Ma che cazzo di casa è? Ma... Marce... Parliamone. Ok, vieni da zio Wino. Vuoi alloggiarti? No, grazie. Preferisco casa mia. È comoda, piccolina, ma confortevole. Piccola, ma molto confortevole. Non mi alloggio. Domanda. Cani, l'ho capita ora, però.
Ciao Zet, bro. Buonasera. Ti sei ripreso pure tu, Zet? Sei vivo adesso? Sei una persona nuova e felice? Hai voglia adesso di fare nuove maratone? Quella di New York, soprattutto. No. Bene. Bene. Va bene, ci sta. Perfetto. Se ne fa un'altra gli mando una C130. Preparati. Spoiler. Riscatta alloggiati che ti sistemo io. Non lo so se lo posso fare, lo sai? No, ma infatti, perché lo devo fare? Facciamolo fare a chi vuole. Chi vuole veramente essere alloggiato come si deve. Anche perché poi così gli scammo il codice. Io mi sembra che posso riscattarlo se è finito. Credo. Se mi ricordo bene. Probabile. Ci ho mai provato. Non farlo il dente avvelenato, proprio per quello. Volevo vedere cosa succedeva. Ero curioso di vedere quanto il dente fosse avvelenato. C'ho gli anticorpi oramai. Cioè gli anticorpi e niente. Ma Zet, la C130 lo fabbrichi tu? Poi? No, chiedo per un amico. Sai com'è? Potrebbe essermi utile qualcuno che costruisce la C130. Allora. Mi ci vorrebbe una vita per fabbricarlo da solo. Sempre a lamentarti, sempre a lamentarti. Ma manco dovessi costruire un aeroplano, mamma mia. T'ho chiesto, ma potevi costruirlo pure in miniatura. Cioè, piccolo. Non in scala 1 a 1. Puoi farlo pure di carta all'aeroplanino. Non so perché mi sono immaginato Dani investito dagli aeroplanini di carta. Top. Ah, in miniatura, ora so cosa riscattare la prossima stampa 3D. Perfetto. Io ho 350 rotoli, che faccio? Stai calma tu. Quelli sono ancora più pericolosi, si vanno a insidiare. Ma scusami, poi 350 rotoli ce li hai a casa tua? Alve, buonasera. Non fate caso ai rotoli. Sa com'è? Non c'ho la cagarella, ho solo un B&B da gestire. Oddio. Certo che a follia state messi bene. Due. Che è due? Conani siamo quattro. Zetbof, cinque. Due ne gestisco. Non è vero, Marcella. Non è vero. Non è vero. No, ho le prove oramai. Il secondo non esiste. Il secondo non esiste. Millanti di gestirne due, ma non esiste il secondo. Il secondo non esiste. Confermo tutto, sono il secondo. Bello. Vedi? Non si romperebbero cessi. Non esiste perché non ti lamenti del secondo. Allora del primo. Non esiste secondo me il primo. Non ci si lamenta di un qualcosa che non esiste. Cioè, non esiste. Non c'è. Non c'è.
troppo idilliaco, troppo perfetto quel posto. Anche lui deve avere qualche difetto. Ma non in quel senso. E niente, mo mi fa passare per la ciucciuettola di turno. Tu sei perfetto. Oh, grazie te. Me la tiri? No! Ciao, Carol, che non è qua. Non è qua, scusatemi. Non è qua. Non è vero, io non ho letto questo messaggio. Non ciao, esatto. Se succede qualcosa vengo a cercarti. Ma se hai delle zanzariere fisse, che può mai succedere? Zanzariere fisse, come fai ad avere delle zanzariere fisse? Mi dici tu? È la stessa cosa. Dissing su alloggio. Ecco. Si poteva fare altro. Si può fare di tutto. Si abbattono pure i muri. Vuoi che i gatti si buttino? Iniziamo a giocare. Iniziamo a giocare. No, per l'amor del cielo, Marcio. Per l'amor del cielo. Iniziamo a giocare. Concludiamo questo gioco. Che oramai mi ha. Oramai non ho più senso di giocare questo gioco. E quindi lo dobbiamo chiudere. Basta. Marcia, li chiudevi in una stanza a chiave, facevi prima. Proprio uguale. Però almeno tu potevi aprire la finestra. Entrava un po' di aria. Allora, quello lo mutiamo. Questo lo passiamo di qua. Questo facciamo così. Ne ho una in una stanza chiusa con la... Le zanzariere mobili. Posso provare ad entrarci e buttare? Ciao Elena! Buonasera, ciao a tutti. Tucano, buon salve, buon salve. Ciao Tuc. Come va là, come state? Grazie per il salutino, Tuc. Devo preparare lo zaino per la scuola. Dai. Preparalo tutto. Mettici pure una merendina, mi raccomando. La merendina serve sempre. Vai, vai, Tucco, non ti preoccupare. Posso dire che non ho voglia di scoprire come va a finire? Purtroppo c'è nonno Traumotto che ci ha sparato. Io lo sapevo che Traumotto tramava qualcosa. Il Traumotto grande, il Traumotto anziano, tramava qualcosa contro di noi. Ci ha buttato giù in un dirupo. E adesso dobbiamo scoprire che cosa succede. Adesso dobbiamo scoprire cosa succede. Prendine 3,14, sì, un pigreco di merendine, per favore. Posso avere un pigreco di merendine? Posso? Continuiamo. Sì, il problema è Ani che non lo fa, fa finta di non vederlo. Eccola. Welcome back, Alex. Do you want to talk about your time in Colorado? Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? Ma già così di votare? Votate ragazzi. Non l'ho sentito, non la stavo seguendo la psicologa, quindi come al solito. E quindi direi di andare ad cavolo.
Votate, votate, votate. Non pensavo ci fosse ancora questo gioco. E infatti lo dobbiamo finire. No, 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 non me lo fa. I thought I learned what it means to make a place your home. Era quello, That must have vero? felt like quite the victory. Lo dobbiamo finire, Elena. No, Let's talk about how it no, feels to ma know that Annie, you con might have been calma, se lo wrong. fa, se lo fa. I suppose I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Got to kiss a pretty girl. But Alex, you're right back where you started. Sono tornato al punto di partenza. Si sbaglia. Non sono arrivato al punto di partenza. You're wrong. I don't belong in here. Esatto. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Bello parlare a una sedia vuota. Anche io lo faccio tutti i giorni. Quotidianamente. Adesso leggo pure l'alloggio buonasera, che cosa ha scritto. What the fuck? Ma non si dice, Alex. Ah. Zed Prof, insieme a Dani e alla tipa della camera singola, il triangolo lo si deve considerare. Ma mi raccomando, non usate il bagno che non è sicuro che domani Max venga a sistemare il problema. Ma come? Nel caso ti aggiungi a Dani e fate gli idranti dalla finestra. No, si dice l'elicottero, Marcia. Però ti faccio lo sconto, invece che 700 a notte 6,99. Top sconto. È come quegli sconti al supermercato. Compra 7 kg di mozzarella, paghi solamente 1.752 euro invece che 1.760. E tu dici, minchia. Mica sapevo che era cambiato il riscatto di Marcella. L'abbiamo cambiato oggi, Elena. L'abbiamo cambiato oggi, dato che lei ha cambiato nome, ha voluto cambiare il nome, e allora ci è sembrato normale cambiare anche il riscatto, ecco. I have to get out of here. Siete che mi sei entrato in casa, puntualizziamo. Cavolo. Alex Chen. I guess that's me. Case number 53322. Tu. Apro. Leggo. Instabilità emotiva, scatti di ira improvvisi, allucinazioni, idee deliranti, depressione, ansia, diagnosi, nessuna. Non Thrown c'è down a... un. E What? che cosa vuole? Alex vive nell'illusione forte e dettagliata di essere in grado di leggere gli stati emotivi delle altre persone. Crede, grazie a questa abilità, di essere in grado di aiutare gli altri a superare i loro traumi. È difficile non fare caso all'ironia della situazione. Una persona così profondamente disfunzionale come Alex, che adotta il ruolo di custode emotivo. Se non fosse tornata sotto la mia custodia, credo, senza esagerare, che i suoi tentativi incauti di aggiustare i suoi amici e la sua famiglia probabilmente sarebbero finiti in tragedia. Già è successo. Credo che i deliri di Alex costituiscano una minaccia per il suo benessere e quello degli altri. Quindi consiglio di gettare Alex in un pozzo senza fondo, cosicché il suo corpo colpisca ogni asse e mattone sporgente finché non verrà dimenticata tra l'oscurità del sottosuolo. Questa, secondo la mia opinione professionale, è la cosa umana che possiamo fare per lei. Cavolo. Be 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 bello. Bello. Bello.
Registratore, ascolta. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you... Ah, questo è traumotto d'anziano. Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. Ok, quindi niente di interessante. Foto di famiglia. Perché ci sono le foto di famiglia di lei nell'ufficio della dottoressa? Don't belong to Dr. Lin. Eh no. Sono le tue. A tuning peg. Un pirolo? Cos'è un piro? Cos'è un pirolo? Ah, il pirolo è quello per tendere le corde della chitarra. Infatti c'è la chitarra qua. Hey, my guitar. Knock, knock. Infatti knock, knock, non toc, toc. Lei? Bello. Is that what I look like? Really? No, 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 non sei così, tranquillo, non ti preoccupare. Allora, non posso fare più niente? Va bene, ce ne andiamo, arrivederci. Of course. Niente. Va bene. Alex, quando ci svegliamo? Davvero? Davvero? Inutile che fai là. Chi è? Alex Chen. Non la conosco, riprova. Jesus never heard of me. Sure. Voglio anche io un sogno così. Oddio, com'era? 5 5 5 3 3 2 2 il numero del fascicolo. Com'è? 5 3 3 2 2. Perché poi vado di così? 3 3 2 2. Dai. Ma ok. Enter, inserisci. Sono bravissimo. Sono figo. Infatti ci manca un piolo della corda. Che famo? La suoniamo? The hell? Can't play if I can't tune. Ma che te frega, come io sono se suonassi il mio ukulele senza accordarlo. Già fatto proprio. Dove lo trovo il coso? Prendi, giusto? Sì. Ha senso. Ha senso. Avete mai fatto un sogno talmente poco realistico da ovviamente quindi capire che state sognando e quindi sfruttare questa cosa a vostro vantaggio? È una domanda che vi faccio davvero seriamente, perché a me è capitato anche più di una volta che il sogno iniziava ad essere talmente paradossale, talmente nonsense, che ho detto ah vabbè, sto sognando e allora ne approfitto.
e iniziavo a fare cose senza senso pure io. Accordala. Non mi chiedere di accordare la chitarra che non lo so fare, Alex. Ok, ci sta. Minchia. Ti sei fatta un poco male nella caduta. Però sei viva. E gli occhiali intatti. Gli occhiali intatti proprio. Che bella caduta che ha fatto. Ah, però c'è una scala. No. Resisti, Alex. Alex. Se prima eravamo in due a ballare l'alligallin, adesso siamo in uno a ballare l'alligallin. Ok, sogna ancora. Psst. Alex. Che ci fai tu qua? Gabe? You're dead. No, non so, è una cosa da dire. Lots of people are dead, Alex. Most people. Non è una cosa carina da we? Dire. I want to say a hospital. Dr. Mendez to intensive care. Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick. So is our father. But it's a different kind of sickness. Okay. Play your part. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Interessante sto fatto. Quindi siamo in ospedale dalla mamma. Alex, go check on your mother. Ok. Non c'è la mamma, ovviamente. She was right over there. Ah, no, stava là. We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. Beh, per essere un ospedale, per quanto mi riguarda, fidatevi, è arredata bene la stanza. Chiavi della mamma. Mom used to fidget with her keys whenever she was worried. Ok. Gabe told me it was full of needles. Scared me to death. Ti lo dici? Adesso mi hai spaventato pure a me. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. Concordo. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. Va bene, apriamo la tenda. Mamma. She's just on the other side. Mamma.
Hello, mommy. How are you? Dormi? Dorme. Dorme troppo, per i miei gusti. Cose di papà. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair and eating vending machine dinners. Ciao Berlino. Vengo, biscotto, ciao. Ma biscotto sono io? Oh, grazie Berlino. Notte tardi. Sì, per i tuoi standard, sì, effettivamente. Sono le 10, Berlino. Che cazzo ci fai ancora sveglia? No, no, è nanna, nanna. Forza. There's something so weird and scary. Grazie, buonanotte. About watching your dad cry. 22:15 è il mio limite. Sì. Hello, mommy. Hi, mom. Buonanotte, Berlino. No, no, stai calma, non respirare. Cioè, non parlare. Such a brave girl. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Siamo in un loop. I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Siamo in un loop. Ok. Ha detto non era così. Non è che ci manca qualcosa. Alex, go check on your mother. Ma nella stanza io ho visto tutto però. Ok. Vediamo se mi fa gironzolare per l'ospedale. No. Wait. Did I miss something? We spent so much time in here that I basically memorized. Posso entrare nella porta del bagno? No. Questo no. Acqua. No matter how much mom drank, her throat was always dry. La TV. No. Quindi riprovo a fare le stesse cose. Forse devo fare qualcosa sul comodino. Fazzolette. There's something so weird and scary about watching your dad cry. Guardiamo la mamma. Mom. What am I missing? What did we talk about? Di che avete parlato? Hi, mom. 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 Water, Alex. Get her some water. Ok. Però l'hanno fatto bene che sì. Annie, comunque, scherzi a parte, ma non lo so se da telefono veramente non l'hai visto, ma Elena l'ha riscattato, il Recenzani. Mo, mi sta venendo il dubbio che tu veramente non l'abbia notato. No, gli do il beneficio del dubbio. Poi se fa lo sciocchino. No, vabbè, allora facevi lo sciocchino, va bene. That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong?
Non lo so. Come ci si prende cura di una persona così forte? Ma in modo così forte? Che cosa ci ha dato? No tears, my strong girl. Piccola guerriera. Non ha detto piccola guerriera, ha detto strong girl. Ragazza forte. I want you to make me a promise. Che cosa? Your brother. Your father. Andiamo bene. We are going to need you. You have to be strong. Sì, mamma. Will you do that, Alex? Sì, lo farò. Che cos'è? È un ciondolo a forma di rosa? Such a brave girl. Alloggio Buonasera è un subscriber da 10 mesi e neanche 2 ore per capire come fare perché mi aveva scollegata da Twitch. Su una scena così mi viene da ridere, scusatemi. Ma grazie per la sub, Marce. 10 mesi. Comunque l'ha pronunciato veramente bene, Alloggio Buonasera. Quindi stai attenta che ti sostituisce il bot di Twitch, eh? 10 mesi. Così tanto? 10 mesi. No, ma stavamo notando che l'affiliate... cioè, io c'ho il badge da 12, quindi... Dove siamo, mo? Ah, casa nostra, ok. Ti sto col fiato sul collo, ma tanto non mi puoi superare. Puoi solo inseguirmi. Mo mi dovete spiegare una cosa, perché tutte le fotografie sembrano disegnate da un bambino di 3 anni? Cioè, che è sta... Ciao Alex, buonasera, benvenuto nel canale. Cosa ti porta qua? Was that the last time you talked to her? Mom. Gabe, se non lo sai, sappiamo noi. I think so. Do you miss her? Un uccellino mi ha detto che a qualcuno piacciono le tazze di Ritorno al Futuro. Gabe, faccio... Shadow? What's going on? Facciamo un regaluccio anche a Waynor? You're 11, ma... I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running... back and forth, trying to defuse us both. La tier del, cioè la wishlist di Amazon Shadow. Da, ma così? Ma mi metti in hype così? Oh, play your part. Ma grazie. Sì, comunque Ritorno al Futuro è il mio film preferito. Da quando ero bambino, ovviamente, quindi. Tutto è base Ritorno al Futuro. C'ho un poster gigante sopra la mia testa che mi ricorda questa cosa. Ogni giorno, quindi. Come potrei... Poi io da collezionista di tazze che sono... Cioè, le uso per qualsiasi cosa. Le uso anche come portapenne. There was only ever one thing to do.
C'era una sola cosa quando si comportavano così: lasciare sfogare e aspettare che finissero. Ascolta. Shadow, ti stai facendo un giro nel canale? Ti stai facendo... ti sei visto un po' le info giù? Bravo, bravo. Non lo fa quasi mai nessuno. Lo apprezzo questa cosa. Che solitamente nessuno si va a leggere le info del canale. Ma questo è Daido? Io sempre, anche io Shadow. Anche perché comunque anche quello fa parte del canale, degli sforzi di uno streamer. Quindi grazie. Ultimamente stiamo abusando delle musiche con il copyright. E adesso mi becco uno strike da parte di Twitch. Da parte di Twitch. It's okay, it's just me. But you know that's not how it went down, right? Sebbene che non è andata così. Gabe, ma sei un rompicoglioni, me la voglio ricordare così come com'è. Porca miseria. Però non capisco perché nessuno mette le specs del PC. Io c'ho il comando Shadow, punto esclamativo PC. Perché mi dava fastidio mettere un papiello enorme in giù nelle info che tanto nessuno se le va mai a leggere. Tutto qua. It was my job to keep the peace. But no matter what I did. Era compito mio? Ma tu eri piccola, Alex. Che cavolo dovevi fare, scusami? Ma perché si... I tried so hard to keep my promise to her. Grazie, Shadow. L'ho assemblato io. Non che fosse stato difficile. Però. Cleaning Dad's ashtray was not my favorite job in the world. Comunque ho investito abbastanza per avere il PC perché stavo veramente rovinato. Io, tu Shadow, tieni presente che ho iniziato a fare streaming su un MacBook Pro del 2007. Ho iniziato là, poi sono passato a un computer vecchissimo che tenevo, che avevo, però ovviamente io non è che porto chissà quali giochi. Ovviamente adesso con il PC posso giocare anche a titoli di questo tipo, però non ho mai voluto portare titoli tripla, quadrupla. Quindi ci sta. Però iniziavo ad avere problemi anche con le live. I wanted to be a werewolf that Halloween. Lo sappiamo che giochi porti. Sei una maledetta, March. I can't believe they were ever this happy. Ma posso salire al piano di sopra? Non posso salire al piano di sopra. Che cacchio mi fai vedere a fare tutta sta casa? Non è vero, almost sono empty. Sicuro. Minchia, ma almost vivevate always. Di merda, scusami Alex, eh? CPS was just that I was afraid of them. Avevamo paura di loro. Ci sta. Vabbè, apriamo. Gabe and Dad were so loud when they fought. Where are you going? Are you gonna tell her? Or is that my job? Gli alloggio io. Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat. We can sell some records. Or what about my guitar? We can sell that. Alex, what is it gonna take to get you to stop defending him? If your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Gabe! I'm so tired of you using her as an excuse ma to be a piece of shit. Ma forse da qua abbiamo iniziato ad avere i poteri. Don't fucking touch me, piece of shit. Dad.
Damn it, Alex! I'm okay. It's okay. It was an accident. Alex, I didn't... Dad! Dad, it's okay. Really, I'm not hurt. Ok. Quindi il clima già era molto teso, noto. Bello. Dad. Come una corda di violino. Che fai? Te ne vai? Che fa? Dov'è? Fugge? Che si prende? Someone will come. That woman from CPS. Someone. Ah, quindi lui è fuggito così. Dad. Ma I'm sorry. No. No. Dad! Ok. Ah, quindi se l'è preso lui il ciondolo che ci aveva regalato nostra madre. Bene, abbiamo perso pure il ciondolo. Va bene. Tutto questo perché stiamo rivivendo il nostro passato? Cioè, perché stiamo rivivendo tutto ciò? Return to sender, quindi rimandato al mittente. Ah. Can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Ma è esatto, pure nicer. Riviverlo, hai capito? Non I can't do this, okay? No, ma il bello è che lui lo sta anche. You need to. No. Vedi, you need devi to be rifarlo. About what you see. I was. I have. And now I'm done. Parlo in real life. No, but not yet. You are 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Ciao, Laura. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. Come le tue stesse emozioni non ti appartengono? You're nothing. No one. Gabe, ma che ti sei fumato? You're alone. Ma sono sola e c'ho la gnocca che mi aspetta di là. Alex. Play your part. Recita la tua parte. Non ho capito perché ci sta spingendo a fare questa cosa. Play my part. Lettere per papà. I used to write one every day. Stupid. Why? You clearly missed him. And I thought he... Well, there are my strings. Where's my guitar? Palla da basket, le regole. La finestra sbarrata. Tabella delle medicine, minchia, pure le medicine. Vabbè, facciamo il nostro dovere. Siediti.
Ma... che è un teatrino? Devo... perché mi state guardando, signori? Sono le coppie che... che venivano a scegliermi. Mi sto affogando. She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. It says here she's sensitive. What does that mean? Sensibile, italiano. È una ragazza sensibile. I wonder why she's never found a home before. Perché siete tutti cattivi. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all problema. Those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something off. Broken. Wrong. With her. Minchia. Avevamo questo potere, Alex, e non l'hai usato. Alex, me lo dimostri nel capitolo finale? Gabe, dimmi. I'm sorry. Di che? Perché cosa? Why? Esatto. You need to see it. See what? That nobody picked me? Nobody picked you. E quindi? Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us. You were 11 years old. E su questo concordo con Gabe, te lo voglio dire, avevi 11 anni. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Concordo. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. No one gets to tell you what you're worth. Ah. And no one can take your life away. Fight. Su questo concordo. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Vabbè, mo esageriamo. Make it better. Sì, poverina. Tutto il mondo sulle sue spalle. What? Get up and fight. Toc toc, Neo. È proprio quanto in hype per Matrix 4? Quello è un altro discorso. Ok, questa penso che sia la realtà. Siamo pieni di ketchup, doloranti e... aia. E con gli occhiali sempre completamente intatti, questo è la certezza. Non dirmi che la lampada funziona, Non ci credo. Oh.
ci credo. Però posso dire una cosa, una caduta da là sopra. Non l'accendere prima, vedi se prima ce l'ha. E niente. Che culo che c'era l'olio nella lampada, ve lo voglio dire. Allora, ma che suoni sto sentendo? Se non vedi la live è un problema. Carol, scusami, ieri abbiamo provato, ci siamo baciati con una. Adesso è il top. I've got to find a way out of here. Era meglio il genio. No, ma non quella lampada, Marce. Ti piacerebbe. Non sai quanto. Scala rotta. No more ladder. Not that I'd be much good at climbing. No, ma infatti tu stai bella rovinata, Alex. Cioè, cammini meglio di me, questo è poco ma sicuro. Però, cammini come me. Andiamo verso le gallerie della Robiolosella, alle fattorie. Mines growing into mines, just like Jed said. Oggi facciamo da soli. Cretino! Popolino morto. I'm gonna choose not to read anything into this. Oddio, Alex, un topo morto non è un buon segno, eh. Potrebbero esserci le fughe di gas. I could almost laugh if it wouldn't hurt so much. Potrebbe esserci di tutto. Piccone, non lo guardiamo. How long has this stuff been down here? Il problema sono le sigarette, ci sono le cicche di sigaretta. Ani! Sottile, molto sottile. Bravo. Ma quella è una trivella, un'escavatrice? Fuga di gas. Si sente. Non portare la. Oh, no, 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 come on, no, 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 no. I can do this. I can do this. Respira, Alex, respira. Adattati al buio, bravissima, brava, brava. Respira. Ok, that's something. Brava. Tu non ridere. Che ridi. That aura is the only lead I've got. Che poi picchi, cioè. E che poi perché ci abbiamo sta mano così? Only you. Oddio, che? All right, boys, getting close. Hell divers for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Typhon tried to bury. Cosa che è una miniera. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No
My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Ah, la miniera era troppo bagnata. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. We gotta move! Now! There's still men back there! They'll drown! Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! Smells like fireworks. Must be where Typhon blew the charges. Pokerello. Ma che fai? Metti la mano? Non ho capito. Dad. Che c'entra? Che paura. Che c'entra il padre, mo? Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! Jed! You gotta stop, man. Ma quindi il padre lavorava qua? Jed! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Jed. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Minchia. Ma vedi quanto è piccolo il mondo pure, eh? Forse anche... come l'hai aperto? Come che stavi moribonda, stavi morendo. Bello. E mo gli facciamo un culo così però a Jed, scusatemi. Posso fargli il culo? Posso? Posso fare lo stronzo? E gli facciamo un culo così? And during my time here, I've come to realize what makes Haven so special. It's a flower shop run by multiple generations. A bar owner who greets every customer by name. It's a spring festival tradition going back 100 years. History, loyalty, pride. These values which define Haven are the same values that Typhon was built on. And that is why our partnership has been so successful. It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Ma entro io tutta grondante di sangue.
Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. Lo fate uno screen per Traumotto, che così gli facciamo vedere come diventerà. Grazie, Marce. Questo bellissimo primo piano. Sono ancora vivo, stronzo. Alex, oh my god, I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? Ho delle brutte notizie. I found out something you need to hear. I'm sorry. What? Alex, you're hurt. In questo momento penso che la cosa meno grave sia. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex, what's going on? Fanculo. No, no, non fingere. You know exactly what's going on. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned seven of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Ba 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 bam. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. Hanno paura o sono spietati? Sono spietati. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. Bello. Ciccio? Signor poliziotto, sarebbe il momento di alzarsi e arrestare. Lo sapevano già tutti. Non sono in imbarazzo. Try me. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. Hai cancellato le prove. You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. Giusto quello, I've tried lui to era be there for figlio. Alex since Gabe died. I thought, I don't know. I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at are the ones who are trying to help. Poi.
Che gli diciamo? Stai mentendo? Sei un mostro? Io voto io. Votate, votate, votate. Grazie, Laura. '66 you're lying, stai mentendo. Dai! Ok. This is an act, you're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Grazie. Of course I do. I believe you too. Ooh. I'm horrified and shocked and still processing everything, but I believe you. E siamo a due, anche se non l'abbiamo aiutata. Non mi aspettavo che... I would like to speak. Dai, omone. This young lady came to Haven as a stranger. But over the last few weeks, she's become one of us. Ok. Now, her story certainly seems unlikely, if not impossible. But she deserves at least an investigation of her claims. We ought to take her seriously. Dai, Pike. Arrestali tutti. I agree with Ducky. Ma non me lo ricorderò. I've always found Alex to be a very trustworthy person. She wouldn't make these accusations lightly. Something must have happened. Miss Laith, there's no actual evidence of anything. Maybe not, but that's what I think. E siamo a tre. Dai, Epiche. Actually, Diane, there is evidence. Oh, for fuck's sake. I have a USB stick full of recordings. Yes. We went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know. Don't test me, Jason. Ooh. You know what? I'm not scared of you anymore. And not of you? Not Typhon? All right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Litigio acceso, non è vero, stanno semplicemente parlando. Given that your judgment in this matter is emotionally compromised, tra un otto ci vuole morti, come al solito. Cut the crap. If you think ma io non mi arrendo. No, ma io ho personificato Yuri. Quella. Ciao Darkan, buonasera. Biscotti per tutti, ma sì. A lui gli dico mi dispiace. I'm really sorry. I'm astonished that you would put your personal issues above the economic. I'm sorry, Alex. Ciao Darkan, tutto bene? Tutto a posto? E niente, mamma mia, quanto è... Sì. Please. Uh-huh. Come clean. We'll figure it out together. Beh, it amazes me. The extent to which she has manipulated you. Nessuno ha manipolato nessuno. Never in a million years. Come on. I hate seeing you do this. My own son. Dad. My own goddamn son! Stop.
Oh no, si è incazzata Alex. Mo? È morto qualcuno per colpa tua? No, fortunatamente. Ciao Simo, come stai? Tutto bene? I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was no, best Darkan, for Haven. Ti pensi che io possa this mai essere capace all, di una cosa it? Del genere? This was about tutto you. Bene, grazie. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. Non volutamente, ma casualmente. Non è vero. My father worked for you. His name was John. Era un caso perso, diciamo che era un caso perso. Era una vittima, era un combattente. No, non è vero che era un combattente, perché non era vero. Però era una vittima. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. Ma perché adesso siamo tipo Neo? My big brother. Si stava costruendo una famiglia. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nice. Ma era palese, Marcia, non potevo scegliere altro. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. Ma alloggia Marcella? Sì, Darkan ha rinominato il suo nick. For so many years I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. Votate, votate, votate. Paura di chiedere i motivi. Si sta facendo pubblicità ad Arkan. Pubblicità sul mio canale. Ma porca di quella grandissima. No, non posso. Volevo No, Marce, non si dice. Non si dice. Ma no, ma io mo mi devo sorbire di nuovo tutto il pippone. Madò, ma dai, ma io chissà come l'avevamo finito sto gioco, ma dico io. Ma porca miseria. Dico quello che voglio, va bene? Ah, va bene? Bippami. Ecco. Square Enix. Eh?
40 e spari euro costa questo gioco. 48 euro. Ti pare? Deputy Pike, do you have some kind of personal issue? Almeno il dal litigio. Ci sta. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised. Come minimo vuole un risarcimento. Mi dispiace. I'm really sorry. It concerns me that a voting member of this council has openly admitted to a personal bias. This is a load of bullshit. Final Fantasy 16 quando uscirà, più o meno. Dad. Sì. Please. Sì, ti ha manipolato. Oh, no, che dramma. We'll figure it out together. Cioè, mi spezza tutto il mood, porca miseria, sto fatto. The extent to which she has manipulated you. Ma poi chissà come. Come on, Dad. Never in a million years. Come on. I hate seeing you do this. My own son. Dad. My own goddamn son! Stop. Ma... che paura! Weaven! Posso mettere in pausa? Sì, posso mettere in pausa. Ma buonasera a tutti quanti! Ma quanti cacchio ne siete? Ma buon salve! Buonasera, vi saluto uno a uno, vi saluto. Buonasera Anna, buonasera Gabri, buonasera Sheb, Warrior, Carol. Ciao Angioletto, Ciccetto, Culetto. Oh, e come mi chiami nell'intimità, Weaven? Oh, ve l'ha detto? Andiamo avanti. Weaven, buonasera, grazie mille per il ride. Gigi, carta trappola. Angioletto, Ciccetto, Culetto. Non è vero, non è vero. Gigi è come mi chiama nel... Ciao Sonia, benvenuta. Minority, buon salve. Diana, Mary Lou, ma buonasera. Zet, bentornato. Grave, mi tradisci? Zet, con Weaven, scusami. Come posso mai non tradirti con un pezzo di Weaven? Il naso, il naso. Mamma mia! E grazie mille a Fefe per il follow, benvenuto, benvenuto. Come state? Com'è andata? Allora, queste nuove carte che ha sfornato Weaven vi gustano? Vi piacciono? Si merita l'FBI, Z-Prof, tu ti meriti altro, tu ti meriti altro. Qualcuno che ti metta l'anello al dito, Z-Prof, così è la fine proprio, è la fine. Questo penso che sia il peggior augurio che io possa mai augurare a qualcuno. Ma benvenuti, noi stavamo nel finale di Life is Strange. Siamo Quelle proprio... la pompa! No, Darkan, non la voglio. Al dito o al naso, chiede Laura. C'ha libera scelta, vediamo Zet cosa preferisce. Ma come sempre non va un cavolo. Che significa marce? No, Z, no, 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 non si può fare. Ci vuole un anello grosso, altrimenti. Sai, l'orefice poi si fa un... Hai detto siamo alla fine. Sì, siamo alla fine. Quindi chi ha voglia di spoilerarsi un po' la storia senza aver visto il precedente, sì, è il benvenuto, tanto comunque ridiamo, scherziamo e poi finirà tutto in pianti. Ragazzi, scappo fortissimo, vi mando un abbraccione. Ciao Weaven, grazie ancora per il ride. Buonanotte a te. Questo è Traumotto invece, vi presento Traumotto, da anziano.
Marcia, sei riuscito a fare la foto a Tramotto d'anziano che glielo lo tagghiamo? L'abbiamo taggato nel gruppo. I know why you tried to kill me. Grazie, grazie, it's Marcia. Not what you tell yourself. Grazie mille. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? Però se this was about you. Laura. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and faccio pretend un minimo di recap. Quest'uomo people. Ha ucciso nostro padre, ha ucciso nostro fratello. E quindi adesso noi siamo imbestialiti e voleva uccidere pure noi. His name was John. Ha provato ad uccidere anche noi. Grave, gravissimo, Seb. Gravissimo. He was always struggling just to get by. Tramotto ha sempre provato a abbracciarmi forte, ma mi sono sempre difeso. Lui mi accusa che sono io che ammazzo lui. In realtà è lui che ci prova sempre. E io mi difendo. My big brother. La tonda aveva funghi proprio perché lui prova ad ammazzarmi. Ero rimasto molto indietro, Seb, lo so, lo so. Il fratello invece si stava costruendo una vita. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nervous about it. And so excited. And he brought me here to be part of that family. Ma io non ho capito perché siamo in modalità Matrix. Because of you. And then there's me. Sì, ci sei tu. For so many years I just wanted to survive. To get through. Tramotto da vecchio davvero. Hai visto che baffi? Haven changed me. Proprio lui. I started to think about the future. Votate ragazzi, votate. Se vi posso suggerire qual era la cosa, era volevo sentirmi accettata. Era quello che avevamo votato prima. Prima che crashasse il gioco, perché mi è andato in crash il gioco. Vabbè, dai, Zet. Ci vuole parecchi anni per arrivare così. Come mai nella vita? Io avevo votato altro. Oh no, I won't help people. E niente. Playing on stage però yesterday, mi scammo. It's one of the best moments I can remember. Ma come il concerto? Mi ha dato il concerto. Just let myself love something. Ma non era il concerto che io volevo votare. And one day I could be happy. Square Enix. And you tried to murder me. You would have ended my life. E niente, just abbiamo so you wouldn't have to face the truth. Qualificato la nostra vita perché volevamo suonare alla fine. Non perché volevamo aiutare, non perché no, niente, proprio la scelta più cretina abbiamo scelto, cioè ho selezionato. You've forgotten it. Haven't you? You've plastered over it with another story. Vabbè, ma lagna com'è, non ci vorrebbe ad abbracciarla fortissimo? Sì, io l'abbraccerei effettivamente. No, la butterei prima sotto una doccia, però poi l'abbraccerei, sì. Sei convinto di essere un bravo uomo? Sei convinto di essere un eroe? No, un bravo uomo. You tell yourself you're a good man. You take care no, of so many people. No, Marce. You gave me a roof. And a job. You checked on me when I was grieving. Such a good, generous man. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? Formaggio. Sei solo una pedina, vaglielo, diglielo. 11 years ago, you led a group of men to their deaths. And then you gave your soul to Typhon.
Yuri, fai quello che tutte le noi speriamo che tu faccia. Prendere la pistola e fuggire rapinando una banca. When it really mattered who you were and what you stood for, you let Typhon decide for you. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Però gli occhi sono disegnati bene, dai. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. Ciao Fefe, grazie mille per il follow e di essere passata, grazie mille, buonanotte. And you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. Quindi? I see the truth about you. Vabbè, ma che pippone enorme però, you dai. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, the worse it grows. Ma poi lui tutto il tempo in silenzio, cioè, almeno contrabbatti di qualcosa. I've seen the worst parts of you. Ma io ti perdono. O io ti condanno. Votate, ragazzi, votate, votate, votate. Mi raccomando. And I forgive you. E dai, sali. Sali. Ok. And I forgive you. Meno male, Marcella. No, dai. Ma ti pare? Qua si devono perdonare. Povero Yuri, dai, povero traumotto, povero traumotto. Io lo perdono, lo perdono. Darkan, amico vero. Ma what? Comunque, se posso essere un pelino un po' troppo lunga la parte del pippone che gli smolla. Cioè, va bene che sei arrabbiata con lui, va bene che hai svelato tutto l'arcano, però meno, meno. And the news is still coming in on the Typhon mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs, where a council meeting was the scene for shocking revelations. Local bar Shock. And council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. Grande Pike, che ha arrestato tutti. Ma questo era tipo il boss finale? Carol? Che i tentacoli... Yeah, the silence is worse. I need to get some air. Tentacoli, nah. Che tentacoli volevi tu? After summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Ok, avevo letto boomer, ho detto come boomer? Che cazzo stai a dire? Che fai, offendi? L'altare, questo l'avevamo visto, tutto questo l'avevamo visto. Le stampelle. They say I was powered by adrenaline that whole morning. Now I'm mostly powered by extra strength Advil. And these.
Yo, bro. Che devo fare? Va in terrazza. Ci vado subito. Andiamo in terrazza. Non andiamo in terrazza. Andiamo ad aprire la porta. Fai che sia la gnocca. Hey, Steph. Alex, wait. La gnocca. Before you say anything, I have to get this out. Scusate. Ok. Non parti più? Rimani con me? What you did at the council meeting? It was the bravest thing I've ever seen. Lo so. And it made me want to be brave too. So, here it goes. Carol. I want to be with you. È figa. Dai. I don't give a shit about playing music or seeing the world. Ce la siamo già limonata una volta, ma. Only if it's with you. Sì, rimani con noi. Instead, then... Fuck it. I want to stay here too. È stato fantastico. Cosa di merda, è stato fantastico. L'ho detto dal primo giorno, cosa? Quanto le sta bene quel tatuaggio? Concordo, Darkan. Dallo a me, come dallo a me? No! È stato fantastico, no! Che queste due pucci pucci... Laura, ma come? Io sono... Mi avete remato contro per tutte le partite! L'amore, l'amore doveva sbocciare tra queste due. Che faccio? Il tuo biglietto! Il tuo biglietto. You ripped your bus ticket. I can get another one. Or not. It doesn't matter. Point is, I'm in. For whatever you want. Ma no, datemi un bacio. Ma sì, no, Laura, l'ho portata io con la manina. Gli ho regalato una rosa. Given me a lot to think. Ho fatto un bel po' di... Well, good. That was the idea. You know where to find me. Culo. Good luck, Chen. Thanks, Steph. No, rimani qua. No, non andare, vieni. E niente, è andato via. No, ma pensavo che si davano un altro... Se davano un altro bacino, per me era fatto. Avevo vinto. Ma valla a prendere senza bacio, ma stiamo scherzando. Laura, lo so. Lo so. Anche io volevo. All right. Just tell me. Ma what? Tu stai ancora qua, Gabe? My future. What to do? E che ne sa lui? The night of the Spring Fest, Steph made a strong push for leaving with her. Playing on the road. The excitement of the unknown. Effettivamente, se ci fosse stata la scelta, fuggi con Steph o rimani a Haven, io avrei scelto Steph, ve lo voglio dire. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. Veramente? Hai ragione. Of course. You're right. I've never had a home before. Friends, a job. Ma il lavoro no. Il lavoro. Cioè, è stato arrestato il tuo datore di lavoro, te lo voglio dire. Quindi non so come funziona. Un po' come la scelta tra Chloe e Arcadia Bay. Maybe leaving would be better. Spoiler. What? Ma sono passati troppi anni, quindi ci sta. Suddenly have a little money, friends, and don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Carol, tu che hai scelto? Stop it, Gabe.
I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need... Voi lo potete immaginare io che abbia scelto. I just need my big brother. Come Arcadia? Traditrice della patria. Ma sei un... ma sei veramente una... But here's something. No, no, ho detto di peggio, caro. Però mi dovevo censurare. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. And neither is Steph. Life goes on. You get a job working with Steph at the record store. Ma? No, 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 non si fa. Cattivo, Wenner. Cattivo. Non è vero, non è vero. Guardate come stanno bene insieme. Guardate come sono carine. All those years of being a music snob finally pay off. Ridono, scherzano. Sono proprio una bella coppia. Mi piace. And little by little, time does its thing. Con la neve, che figo. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Bello. Thoughts of Jed, of Typhon, even of me, begin to fade into the background. Bello, hanno rinnovato il locale rimuovendo un po' quello che era invece. Community run, non capisco, non leggo, fa cagare quella targa, ve lo voglio dire, non si legge. Ingaggiate dei grafici bravi come Waven. Ma tu stai frequentando altre persone? Brava, brava. Established, credo. Ah, grazie, caro. Ani. Minchia, un di 20 e ti è uscito 20? Che culo. Non hai ridato i punti ad Ele, vero? No. Fino a quando non glielo fai, io non glieli ridò i punti. Poi se vedo che chiudiamo la live, glieli avrei ridati. Ma penso che se ne sia pure andata, poverina Ele. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people, more cities, sharing your music with the world. Il bello che non balla? Cioè, non ci frequentiamo più come amici? Ho rotto l'amicizia pure con lui, invece. You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And
the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it. You don't doubt it. Or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Non concordo, però va bene. Quanti Thank scatti, you. Quanti. Don't mention it. Minchia, era tutto You really un... think I'll transform Haven? Of course. Un sognare. You already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Dove dovrei andare? Where am I supposed to go? I don't have any other home. That is true. But you didn't have any home before coming here. And look what happened. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? Votate, votate, votate. Questa è la scelta finale, ragazzi. Io ho detto la mia. Cosa dovremmo fare? Rimanere ad Haven e goderci e sbombarci la signorina Steph? O partire all'avventura e abbandonare Steph? Brava Laura. Rimani a Haven. Minchia, 50 e 50? E io rimango ad Haven! I know what I want. Io ho fregato! Un po' di tatto. No, no, volevo rimanere comunque, scherzi a parte. Perché comunque si era fatta degli amici, si era fatta una famiglia, si era fatta delle conoscenze. Quindi aveva senso rimanere. Almeno per ora. Poi sarebbe potuta partire quando voleva. Però al momento poteva stare con Steph. Cosa che è sempre stato il mio scopo del gioco, eh. Io l'ho annunciato sin dall'inizio quando ho incontrato Steph. E mentre che ci godiamo la musica e il coso, rispondo a un messaggio, scusatemi. Ok, fatto. Lei, tu sei un biscotto duro, anche un po' appiccicosa, ma quel giusto per poterti attaccare alle mani di qualcuno quando fa caldo. Gusto nocciola con tanto di crema, sempre la nocciola. All'interno, non sei male, ti darei un 12° posto. Ma... Elena? Elena? Ci sei ancora? Stai dormendo? Ele? Comunque, abbiamo finito il gioco. Posso dire che l'ultimo capitolo è stato un po' meh? Spero stia dormendo.
Eccola, Ele, buon salve. Riesci a leggere il messaggio di Ani? Posso dire che sto gioco mi piaceva, ma alla fine è un'emerita stronzata? Sì. Ah. Sì, lo puoi dire, Marce, concordo. Si è perso un po' in un bicchiere d'acqua, effettivamente. Io mi sono perso... L'hai letto? Ok, perfetto, l'ha letto. Io mi sono prendendo da quando è crashato. Mi riassumi tutto? Niente, che abbiamo perdonato il tizio, però è stato arrestato. Tutta la Typhoon è stata smantellata. Parlando con nostro fratello abbiamo capito che in realtà potevamo rimanere o potevamo andarcene. Steph ha strappato addirittura il biglietto, che non voleva più partire, voleva stare con noi. Quindi una vittoria per quanto mi riguarda. E abbiamo scelto di rimanere qua. Ho scelto di rimanere qua. Vi ho scammato la votazione. Ma in che senso parlandoci? Come parlando? No, non ho... Ho detto parlandoci cosa? Ma quando è apparso il fratello? Tutto l'ultimo capitolo ci siamo sognati sto fratello che ci ha fatto rivivere le cose. Ci abbiamo parlato per tutto il capitolo. Comunque, Alex è rimasta Even, 56%, siamo molto scontati come cosa. Alex ha perdonato Jed per un 72%. Alex ha detto di aver imparato cosa significa avere una casa, il 43%. Tutti i membri del consiglio si sono schierati dalla parte di Alex, 13%! Minchia, potevamo avere pure il bad end, cioè che nessuno dei membri del consiglio si schierava dalla parte di Alex. Ma questo l'avrei voluto vedere, questo l'avrei voluto vedere onestamente. Alex ha detto di voler suonare in futuro, non era quello che avevamo votato, va bene. Alex non si è seduta sul letto, ce ne frega proprio. Alex non ha visto Ryan dopo il voto. Che significa? Alex ha perdonato Ryan per non averle creduto. Ma perché lui alla fine non ci ha creduto? È stato insieme con il padre? Oh, che tristezza. Ciao Burundi. Buonasera. Ani torna con la tipa nella stanza singola, minchia. Ma dirmelo a quel modo sembra fosse vivo. Nella testa sua, sì. Probabilmente in base a quanto ti sei avvicinato agli altri personaggi. Ma teniamo presente che io, per esempio, a... come si chiama? Chloe, la ex del nostro fratello, non l'ho aiutata. Non l'ho aiutata proprio, l'ho abbandonata al suo destino triste. Burundi, però ti posso dire una cosa, l'ultimo capitolo era un pippone esagerato. Non... troppo pippone. Se me lo facevano un poco più snello, un poco più semplice, con le scelte che ci sono state, per l'amor del cielo, però meno pippone. Perché mi ha attaccato una... lei e quel e quell'altro, non l'ho sopportata. Non l'ho proprio sopportata. Cioè, mi ha spezzato tutto il mood. Ok, quindi abbiamo pure rotto con Ryan. Bello. Charlotte si è schierata. Vedete, cioè, noi Charlotte non l'abbiamo proprio aiutata. Comunque si sono schierati tutti dalla nostra parte. E anche Ryan. Però non ho capito perché. Ryan e Alex non si sono messi insieme. Steph è rimasta a Haven per stare insieme ad Alex. Ciu-ciu! Treno! Va bene, va bene.
Campai, Burundi. Ok, notte. Ah, così, Burundi. Non è vero, comunque quando lei ha parlato che potevano essere amiche. Sì, Carol, ma non mi aspettavo. Cioè, allora, io mi aspetto, detto onestamente, quando non l'abbiamo aiutata, abbiamo visto tutta quella rabbia che avesse nei confronti del figlio. Onestamente io avevo pensato che le succedeva una brutta cosa. Faceva una scelta avventata, ok? Per me era proprio quella strada che stava prendendo quel personaggio. Quindi mi sono meravigliato quando poi mi ha fatto, tra virgolette, apparare la situazione. Cioè, mi sono sentito meno in colpa, ecco, meno stronzo a non averla aiutata. Però, ripeto, mi è piaciuto tutto di questo gioco. Tutti i capitoli mi sono piaciuti tutti quanti. L'ultimo è stato un po' troppo prolisso, troppo emozionale, ok? Però concordo con Burundi che per esempio ha detto mi è piaciuto Life is Strange perché è più normale. Effettivamente noi i nostri poteri li abbiamo usati sì e no 3-4 volte. Li abbiamo usati veramente poco rispetto agli altri Life is Strange, che invece ogni 2-3 li dovevamo usare, dovevamo stare attenti, dovevamo... L'ultimo no, dai, cosa l'ultimo no, dai? L'ultimo capitolo? L'ultimo capitolo... No, brutto no. Potevano snellirlo, su quello sì, su quello concordo, però dire che è brutto no. Anche perché comunque io poi mi aspettavo un finale del genere, cioè avrei combattuto per il lieto fine. Cioè sta povera Crista si doveva meritare di stare con qualcuno, lasciando perdere le battute, o con Ryan o con Steph. Quella era il destino, ok? Almeno di essere felice, porca miseria. Va bene. Mi è piaciuto. Ah, posso giocare con gli arcade. Che bello. Square Enix! Me lo devo giocare. Carol, lo sai che forse io un'altra run penso che me la faccio. E mi faccio però delle scelte diverse. Perché io anche i precedenti, non so te, me li sono giocati più di una volta. I precedenti me li sono giocati più di una volta. Sì, esatto. No, io sto parlando del primo, caro. Pure io ho giocato solo il primo. Per esempio Before the Storm non l'ho No, Before the Storm l'ho rigiocato perché l'ho riportato in live. No, li ho giocati tutti e due. Quello che non ho giocato una seconda volta è stato Life is Strange 2, quello dei due gemelli. Dei due fratelli, scusatemi, perché non mi è proprio piaciuto, non mi piaceva proprio. Era una cosa veramente... porca miseria. Ma? Sto vedendo ora il counter qua sotto, abbiamo perso una botta di 10 sub, così? Bello. Che bello... quando passa la mezzanotte. Tra tutti forse il più mattone il secondo. No, Carol, ma no, il secondo. Il secondo l'ho odiato. Guarda, ti ripeto, ti puoi andare a vedere le live che stanno su YouTube.
Io non vedevo l'ora di finirlo, ma non perché mi stavo divertendo, perché era diventato un'angoscia. Io non ce la facevo più. Volevo che finisse. No, vabbè, Carol, figurati, ma stavo vedendo che io ho detto, ah, che bello, siamo sempre sulla soglia dei 70, e invece ho visto che mo abbiamo... rinnovate le sub, rinnovate, rinnovate, vi prego, rinnovate. Mi ha ispirato su cosa? Ci dica, signorani. Ecco. Va bene? Va bene così, Ani? Devo riuscire a reintegrare un po' meglio il voice mod. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Sto lavorando per integrare un po' tutti questi suoni. Io ve l'avevo detto ieri, lo ripeto anche oggi. Con ottobre sto integrando, sto cercando di mettere piccole modifiche che per voi forse sono quasi trasparenti, non saranno grandi cambiamenti, al canale. Voglio cambiare tante cose, ottobre è il mese di cambiamento per quanto mi riguarda. Non penso di fare scelte estetiche. Il canale rimane così a livello estetico, ma cambieranno un po' di robina che voglio portare. Voglio provare a inserire un format, però ci devo lavorare. E ci lavoro, ecco. Ci lavoro tanto. Va bene. Che ora è? Ma io direi che... Allora, recensania Ele è stato fatto. Bravo Ani. Ho bevuto per Burundi. Io tra poco muoio male. Sì, pure io che domani devo andare comunque al lavoro. Quindi... Ci sta ancora, Miki? Sì, andiamo da Miki, dai. Andiamo da Miki e gli diciamo la vita è strana. Gli diciamo questo. Come no? È una battuta pessima, Marce. È una battuta pessima. Ragazzi, noi... Bruttissima, è bruttissima come battuta. Noi ci vediamo domani sera. Io nel mentre mi nascondo. Noi ci vediamo... Domani sera, penso che domani facciamo un po' di just chatting e domenica invece faremo i giochi con la chat. Quindi mi raccomando, non mancate, domani ci faremo grosse chiacchiere e domenica invece faremo giochi, tanti giochi. Buonanotte a tutti e grazie per essere rimasti con me. Bonsoir.